via col tempo. Un voto al governo sull'emergenza. Appena sufficiente. Quindi 6, 6 meno, cos'è? Sei meno un po'. Un voto sulla gestione del costo economico di questa pandemia. 5 direi, pochi investimenti e tanti sussidi, forse era inevitabile, però deve fare qualcosa di più. Il sovranismo non c'è più? No, io credo che ci sia, che in parte sia anche utile un po' di orgoglio nazionale, temperato e mitigato. Sta lavorando a un nuovo partito o all'allargamento del suo partito inglobando altri soggetti politici? No, io sono disponibile a lavorare a qualsiasi opzione, non sono legato alle formule. Voglio allargare l'area moderata di questo paese e dargli una casa, questo sì. Forza Italia non c'è più? No, c'è ancora. Io mi auguro anche che partecipi allo sforzo di cui parlavamo prima, allargare l'area moderata, mettendosi in discussione come sono disponibile a farlo io da domani mattina, anzi per la verità da ieri. Senta, cosa manca a Matteo Salvini? No, non manca nulla, Matteo Salvini è fatto ultimamente capo del suo partito, ci mancherebbe altro. Io dico che Salvini, se deve essere il nostro candidato premier al prossimo giro, deve costruirsi le condizioni per farlo. Una bella coalizione coesa, diversa da quella che ho visto negli ultimi 20 anni, che oggi sta un po' perdendo pezzi. Chi sceglie tra il Salvini di oggi e il Berlusconi di ieri? Beh, Berlusconi di ieri è stato il gigante della politica, onestamente. Salvini è forse all'inizio, diciamo, ha una lunga carriera politica alle spalle, ma il meglio per lui, spero per lui, deve ancora venire. Berlusconi è stato presidente del Consiglio, 2 volte ha Però quelli presieduto di il Forza Consiglio. Italia ce l'hanno con lei per la giunta, Presidente. Ho letto, non so se Mulè diceva, parlava di arroganza. Ma non lo so, qualcuno ha preso la Liguria come un taxi da troppo tempo e pensa che sia un benefit della sua vita, dato a tempo indeterminato. Nessuno ha escluso nessuno da niente. Abbiamo visto i risultati elettorali, abbiamo cercato di fare la migliore giunta possibile, senza acrimonie, senza nessun disegno politico. Nel senso, Forza Italia ha ruoli importanti in Consiglio regionale e continuerà ad avere. Tra 5 anni Giovanni Toti sarà? Alla fine di questo mandato, che sarà un mandato faticoso, temo, per come è cominciato. Finisce il mandato, ci sono delle ipotetiche primarie del centrodestra. Toti è candidato? Guardi, se me lo chiede adesso, francamente è difficile Si rispondere. Per avvale la della facoltà di non stanchezza, rispondere? no, le dico che per la stanchezza accumulata per il Covid, direi che mi prenderei qualche settimana di vacanza per pensarci. Grazie al presidente Toti, buon Ma poi lavoro per della la sincerità come gestione. sempre. Grazie, buon lavoro per la gestione del contenimento del virus.